Professor Vella, quest'anno lei ha fatto il commissario per i bandi Gilead sul lato della ricerca. È stato difficile scegliere, immagino, un progetto che fosse diverso dagli altri sull'HIV. Per noi è stato molto difficile scegliere, devo dire la verità. Abbiamo scelto molto basandoci sulla originalità, perché questi non sono progetti farmaceutici, diciamo, non si parlava di farmaci, erano progetti mirati soprattutto alla qualità di vita, perché quello è il problema oggi, ma c'erano anche dei progetti, non so, sull'oncologia, sul malato oncologico, sull'HIV, un paziente con HIV oncologico, sulla mental health. Ecco, quindi molta qualità di vita, molto teamwork. Ci sono due o tre progetti interessanti che hanno messo insieme dei team multidisciplinari, perché l'HIV da sempre è stato così, una infezione e poi anche una patologia multidisciplinare. Oggi soprattutto col fatto che per fortuna i nostri pazienti invecchiano. Pensate che l'altro giorno c'è un paziente con l'HIV che ha fatto 100 anni. Questa è la prova di fondo che la ricerca è andata avanti, però col discorso dell'invecchiamento della popolazione, certo, ci sono molte comorbidità, quindi non ci piove che il team che si deve occupare di queste persone deve essere multidisciplinare, si deve occupare di tante altre patologie e non solo dell'infezione da HIV. Il progetto Telemaco è un progetto che nasce dalla collaborazione all'ospedale Sacco tra le malattie infettive e il reparto di oncologia, proprio per dare alle persone che vivono con HIV un punto di riferimento nel quale cerchiamo di ottimizzare i due percorsi: da una parte mantenere efficace la terapia antiretrovirale, dall'altra offrire alle persone che sviluppano tumore le terapie più innovative e più efficaci. Quindi creeremo all'interno del progetto Telemaco un HIV Cancer Center dedicato proprio alle persone che vivono con HIV e che potrebbero andare incontro anche a tumori. Sicuramente è un progetto multidisciplinare. L'oncologia è complessa, ha multiple sfaccettature. I tumori possono essere alla mammella, come alla prostata, come al cervello, come al polmone, per cui abbiamo bisogno di diversi specialisti, gli oncologi, ma non solo loro, per cui c'è un team multidisciplinare che si prenderà cura di seguire proprio tutto il percorso delle persone che, vivendo con HIV, sviluppa anche tumore. Le richieste delle donne con tumore al seno metastatico sintetizzate nel manifesto, nel nostro manifesto, sono la richiesta di un percorso specifico all'interno delle breast unit, l'accesso ai trial clinici e ai farmaci innovativi, l'attenzione al benessere di corpo e mente e poi l'accelerazione dell'iter di accertamento dell'invalidità civile. Abbiamo lavorato nella sintetizzazione di queste richieste proprio con le pazienti e con le donne che questa patologia la vivono sulla loro pelle. Quindi noi avevamo già questo manifesto, era già stato formulato e rinnovato e quest'anno abbiamo pensato che è ancora valido. Vive su carta, vive su dei leaflet, vive nelle richieste, vive nei video che facciamo, vive nelle nostre azioni di comunicazione. Mancava una declinazione, che era quella del podcast. Saranno 25 minuti raccontati e infatti per riuscire a far arrivare queste richieste proprio ancora più vicine, no? alla popolazione, alla società, a noi, a tutti, perché non è così scontato conoscere queste istanze, abbiamo pensato di usare il podcast perché è un mezzo che dà libertà